Ciao mamme, benvenute su questo spazio che mi è stato gentilmente dedicato dall'amministratrice del gruppo, anzi grazie. Quindi benvenute su questo spazio dedicato alla scuola. Perché alla scuola? Perché magari sei una mamma e senti che tuo figlio non sta andando a scuola volentieri. Magari senti che ci tiene, ma è assolutamente corroso dall'ansia ogni volta che c'è un compito, ogni volta che c'è una verifica. Magari senti che tuo figlio ha delle potenzialità, ma non riesce a dare il meglio all'interno della scuola. Magari senti che non sei riuscita a creare un rapporto di collaborazione, di cooperazione con le insegnanti di tuo figlio. Tante volte ti sei sentita sola nel dover gestire le problematiche relative alla scuola. Magari tuo figlio va a scuola e ci tiene, ma stai spendendo un sacco di soldi di ripetizione perché a scuola, nel momento proprio della mattinata, non si riesce a far passare i concetti in un modo semplice, in un modo efficace. Ecco, tutte queste problematiche che rientrano nel grande pacchetto scuola. Ti sei mai chiesta se non derivino dalla tua incapacità di genitore o dalla tua incapacità di sostenere tuo figlio come studente, ma siano da implicare magari al sistema scuola, che non è completamente da buttare, ma vi assicuro che non è perfetto. E tutti noi, come mamme, oppure dai nostri ricordi di scuola, ci ricordiamo quante sensazioni negative legate alla scuola. Quindi ecco, mi sono stufata, mi sono stancata di sentir parlare della scuola come un terno al lotto. Allora, io recentemente ho dovuto iscrivere mia figlia di 6 anni alla prossima scuola elementare e parlando con le altre mamme, il discorso è sempre il solito: la scuola è un terno al lotto. Bisogna avere fortuna, dipende da chi ti capita come insegnante, bisogna avere fortuna nel trovare un buon gruppo classe, bisogna avere fortuna. Perché la scuola deve essere una cosa in cui si ha fortuna? Perché io come mamma non posso avere la garanzia che mi spetterebbe in quanto cittadina di mandare a scuola mio figlio e di stare serena, di stare tranquilla, di essere sicura del fatto che dovunque andrà io avrò un servizio eccellente. Dovunque andrà mio figlio sarà felice di andare a scuola. Mio figlio andrà a scuola volentieri, sarà un ambiente nutriente, sarà un ambiente che lo stimola, sarà un ambiente in cui si diverte, in cui va a scuola veramente volentieri. Perché non si può avere questa garanzia? Perché bisogna sempre parlare della scuola in termini così rinunciatari? No, non so voi, ma io percepisco tantissimo malcontento da parte dei ragazzi che ci vanno. Ricordiamoci che nelle scuole superiori abbiamo un tasso di abbandono scolastico che arriva fino al 37%. Percepisco malcontento da parte degli insegnanti, percepisco malcontento da parte dei genitori, però non c'è nessuna voce che dà sfogo a questo malcontento. E perché la scuola non è perfetta? Perché i problemi della scuola sono tantissimi, dal numero degli alunni a classe alla scarsa preparazione pedagogica dei docenti, non per colpa degli insegnanti, ma perché è un sistema che non si prende cura della formazione dei docenti ai quali affidiamo i nostri figli, probabilmente la cosa più preziosa che abbiamo nella nostra vita. Parleremo di come mai la scuola risulta noiosa, quindi di che cos'è la didattica innovativa e del perché non è stata ancora messa in funzione. Parleremo del fatto che il MIUR, quando prova ad innovare la scuola, sono sempre fallisce, sono sempre tentativi fallimentari perché dalla scuola arriva una voce di ritorno che dice: ma noi abbiamo sempre fatto così. Quindi cercheremo di capire che cosa sono le linee guida di Lisbona, tutte delle strategie innovative riguardo alla scuola, che riguardano l'orientamento, riguardano la didattica, riguardano la formazione dei docenti, che risalgono al 2001 e non sono ancora state messe in atto. Chi sono io? Io mi chiamo Veronica, sono una mamma, sono una pedagogista e sono un'insegnante di sostegno. Questi tre aspetti, personali e professionali della mia vita mi danno la possibilità di vivere la scuola da dentro, da fuori, dal rovescio, di lato, da tutti i punti di vista. Perché? Perché la vivo come mamma. La vivo come insegnante di sostegno, quindi la mattina a scuola io posso vedere una moltitudine di insegnanti che si susseguono e vi posso garantire che da un docente all'altro la classe cambia.
La vivo da pedagogista perché nella mia professione mi occupo principalmente di problematiche relative allo studio, relative alla scuola e quindi vivo dalla parte proprio dei ragazzi tutto ciò che la scuola non è in grado di offrire, non è in grado di dare. Parleremo di a cosa serve la scuola, perché bisogna andare a scuola, che strumenti dovrebbe darmi la scuola. E perché parleremo di tutto questo? Perché il fine ultimo è un fine politico. Allora, ragazze, lo so che la nostra generazione è assolutamente disillusa, siamo assolutamente, ci siamo staccati dalla politica, ma forse è il momento di tornare a partecipare, di tornare a prenderci cura delle cose che sono importanti per noi e tra queste sicuramente c'è la scuola. Che cosa mi piacerebbe fare? Mi piacerebbe avere un seguito fatto di insegnanti, ma soprattutto fatto di genitori, fatto di colleghi pedagogisti, ma in principal modo di mamme. E di babbi, papà, che si prendano a cura il discorso scolastico e mi piacerebbe innanzitutto iniziare a parlare, iniziare a spiegarvi come mai la scuola non funziona, dato che ci sono dentro e lo vedo ogni giorno e mi piacerebbe innanzitutto firmare una petizione in cui per punti propongo e chi con me vuole proporre cose inerenti alla scuola. Ma mi piacerebbe soprattutto poi finalmente scendere in piazza in un'ottica partecipativa con i nostri figli per mano e come c'è stato il Friday for Future, chiedere il Monday for School e con un'attiva partecipazione chiedere al nostro governo e chiedere al MIUR dei fondi. Fondi perché la scuola possa tornare ad essere accattivante, fondi per cui la scuola possa tornare ad essere qualcosa che nutre i nostri figli, che trattiene i nostri figli in un'ottica di crescita ed educazione. Vi chiedo di commentare questo video, vi chiedo di farmi sapere se sono io che sono pazza, se sono io che sono esagerata, oppure se veramente voi percepite un problema riguardo alla scuola. Fatemi sapere che cosa ne pensate, quali sono le vostre proposte in merito e che cosa avete provato a fare finora. Specifico che io lavoro nelle scuole medie e nelle scuole superiori, quindi mi occuperò principalmente di questo pezzo dell'istruzione che si chiama istruzione secondaria, ma invito chiunque avesse voglia di dire la propria anche riguardo alle elementari di farlo. Vi ringrazio, spero che troverete i miei video interessanti e spero che questa cosa dia la possibilità a tutte le mamme, a tutte le persone che si sono sentite non accolte di dire la propria. Vi ringrazio, a molto presto.